Quindi non sembra esserci nulla di particolare. Andiamo dal poliziotto. Lui è della giustizia e la sua persona è questa roba qui. Carina. Particolare più che altro. È debole all'oscurità, mentre Koromaru, che c'ha Cerbero chiaramente, è debole alla luce. Castigo divino, danno di luce grave, ignora le resistenze. Il suo spirito agonistico è stimolato se ha meno della metà degli SP. Quindi se ha meno SP gli aumenta la teurgia. Particolare. Dopo aver sfruttato una debolezza. Buono, questo è buono. È facilissimo da aumentare la sua teurgia. Ad ora i più facili in assoluto da aumentare di teurgie sono Koromaru, Aegis e Yukari. Ok, equipaggiamenti comprati. Ragazzi, è il giorno perfetto per entrare nel Tartaro, perché domani andiamo a scuola, andiamo in infermeria, glu glu, coraggio gratis. Andiamo nel Tartaro oggi. Va bene, ci vediamo al solito posto, informerò gli altri. Brava, quindi prima missione di Koromaru e anche di Kenamada. La scorsa volta contro il boss non eravamo under level, però mi ha fregato stupidamente con quella mossa. Che carino la sua armatura. Direi di sì. Ma certo, mica è scemo, poverino. Sono sicuro che capisca. E quindi è un bravo cane lui. Come vanno le cose? A posto, fra, grazie, grazie. E se ne va. È un segnale il fatto che gli abbia fatto vedere il culo. Vabbè, certo. Inu nano ni. Kakkoyo sugi daro. Inu nano ni. Vabbè. E ora Ken? No? Sì, eccolo. Scusami. Dimmi pure. Sì, era quello che volevo fare, credimi. Non è un problema. Bravo ragazzo. E ora le carte. Eccole qua, infatti. La carta che ho in mano sta reagendo. Diverse carte sono state aggiunte, ovvero il carro e i tuoi HP massimi aumenteranno di 10, permanente o sempre qui e basta. È la stessa domanda di sempre. L'altra invece, puoi scegliere una carta in più dalla ma... Oh, sì, 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 questa è bellezza. Ah, giusto, volevo dirti una cosa. Sembra che Koro-chan abbia due teurgie. Sì, lo so. Il presidente l'ha imparato facendo ricerche sul suo potenziale. Non siamo del tutto certi del perché sia così, ma di sicuro è bello averlo dalla nostra parte. Per cui tienilo a mente mentre formi una squadra. Ok, tu invece non hai nulla da dire. Noto che stai vivendo appieno la vita tra i legami che stai coltivando e il tuo miglioramento personale. Ah, sempre le chiavi. Va bene, ti ringrazio. Beh, è un commento non male questo in realtà. Dove sono le persone? Percepisco qualcuno, dal 100 al 104. Ok, tanto a questo giro. Sembra che un morbidissimo ospite si sia incuriosito troppo, facendosi strada a suon diffusa fino all'88esimo piano. Quindi 88 e 100, Non ha parlato nessuno di animali l'altra volta. Koromaru, vieni con me. Sono pronto. Vieni allora, poi tu. E vorrei provare Junpei con la sua nuova abilità dei critici. Vediamo come va. Ma io posso vedere i miei arcani? Ce li ho, ma non posso vedere che cosa fanno. Quindi te li devi proprio ricordare che cosa fa quale arcano. Quante carte possiamo prendere adesso? Iniziamo ad andare dall'ottantesimo piano. Oh la madonna, cosa sei, Gatsu? Allora, la tua lancia, molto carina, piccola, decente. Tu invece c'hai un coltello che mi ricorda molto quello di Joker. Andiamo ragazzi. Ed ecco un forziere. Ecco, questo è il motivo per cui ho portato Koromaru e Ken adesso. E le ombre scappano via da me ora. Vediamo le animazioni di Koromaru, carina. Vediamo Ken invece contro di lui. Molto bella l'animazione. Quindi possiamo sempre prendere solo 6 carte per ora. Oh cacchio, fermo. Mi sono dimenticato di una cosa importante. Come al solito. Meno male che me lo ricordo sempre prima di avanzare. Allora, ho bisogno di una lettura. E io continuerei con quella dell'azzardo. Mi sembra molto più probabile di quella della rarità, sai? Vediamo se abbiamo un po' di fortuna. Talismano spirituale. Peccato.
Ok, vediamo il primo colpo critico di Ken Hamada. Vediamo. Bella, bel finale, bravo. Oh no. Va bene, dai. Solo il finale è andato male, non importa. Junpei inizia male e finisce bene, non ti preoccupare. Il segnale da quella porta? Quindi abbiamo già trovato un'altra porta? Mi sa che dopo lascerò giù Junpei. Ho bisogno di Sanada, non ho persone elettriche. Ok, tu sei debole al buio e guarda un po', vediamo come te la cavi. Ora mi carico. Bau! Bella! Bello il taglio! La sua persona poi è bellissima. Eccola qua la porta. Però vorrei ottenere prima le carte, cavolo. Oh, manno d'oro, che culo. Però come dicevo, vorrei avere prima le carte. Ah, ma cavolo, tu c'hai Zionga. Non l'avevo visto. Vabbè, colpisci intanto, ma porca miseria. Vai Junpei, colpo critico. Grande, bravo. Dovremmo averla presa la mano arcana. Perfetto. E otteniamo l'imperatore. No, 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 possiamo ottenere di meglio. A questo giro abbiamo già più carte che possono essercene utili. E avendo solo 6 scelte dobbiamo essere comunque scelte bene le carte. Bravo Koromaru, dai, forse riusciamo a farti fare un colpo critico, vai. Ammazzalo lo stronzo. Perfetto. Bravo cagnolone. E otteniamo niente. Che carino. Mano arcana con gli amanti. Bonus delle fusioni. Non è il meglio che possiamo ottenere, ma sicuramente non è il peggio. Allora, sicuramente una delle carte migliori da prendere è il folle. 1, 2, prenderei sempre la papessa perché aumenta la quantità di danni degli assalti. Giustizia diventa automaticamente una delle migliori che possiamo avere. Quindi ci rimangono 3 slot liberi. E direi che gli amanti ad ora può prendere quel posto. Oh, tu sei facile da tirare giù, amico. Mano arcana e otteniamo il carro. Ok, ok. Questi 10 HP però saranno fissi o saranno solo momentanei? Non lo so. I tuoi HP massimi sono aumentati. In teoria a me sembra fisso. Vediamolo usare finalmente la sua persona. Proprio se la sta puntando proprio. Ti prego, fa che funzioni. Pam! E se la spara in fronte. La sua persona non è brutta, però è attaccante magica, ma sembra attaccante fisica, ma proprio cattiva. Vabbè, è solo l'aspetto alla fine. Oh, bravo Junpei. Eccola qui. Oh, giustizia. Si attiverà subito? No, peccato, peccato. Dalla prossima. 3200 yen, ottimo. Ok, 88esimo piano. E c'è un gattino. Che bello che è. Ma pensi che ci sia un'interazione particolare visto che c'è Koromaru? Ne dubito. Che bello, 2 estrazioni. Certo, magari quando ti escono carte del genere dici però cavolo. Bello, finalmente 2 carte assieme. Che soddisfazione. Perché in questo caso se poi prendi una mano d'oro non devi neanche lasciare giù né i soldi né l'esperienza. Prendi entrambi. Che bello. Oppure trovi una persona e i soldi, li prendi tutti e 2. Perfetto, siamo anche saliti di livello. Oh, eccolo qua il gattino, finalmente. C'è un gattino in un posto del genere. Dobbiamo proteggerlo, per favore, torna indietro. Certo, arrivo. Il gatto mi ha offerto qualcosa che teneva in bocca. Ah, una chiave, grazie. 3 chiavi. E in tutto ciò, la carta degli amanti sta brillando. Ma già lo sapevo, grazie. Beh, posso già sfruttarla per togliermi un po' di persone che non ci servono. Ok, possiamo arrivare fino a fare Trot. Ma il mio obiettivo al momento è Samael. Non ha granché di magia rispetto anche solo a Frost Nero. Però Samael, porca miseria, quanti ricordi in Persona 4. È stata la primissima persona ad ottenermi Ghidolan. Mi chiamo Cloto, tesserò i fili del destino per sempre al tuo fianco. Cloto e Narciso fanno Seiryu. Il mio nome è Seiryu. Ti dono questo potere che appartiene alla più nobile delle 4 creature celestiali, quella del drago. Ed infine Seiryu e Lean Side fanno la scimmietta. Io sono Trot. Sarà un altro dei molti volti. Insieme scateneremo la magia dentro di te. Credo di no. Credo che durerai poco, mi spiace. Però ti becchi 6 livelli, cavolo.
cambio d'anima e concentrazione. Ah, al momento del cambio 5 SP. Però concentrazione già Però cacchio, 48 di magia mica male. Sono un cavallo. Sono un uomo cavallo. Io sono Orobas. Che sia passato, presente, futuro e congiuntivo, svelami il tuo destino più nascosto. Però, livello 44, potenzia vento. Aumenta la precisione del gruppo. Beh, non è male. Bello, cacchio, lui nei primi gameplay di Persona 5 resiste a un sacco di roba. Danno divino medio con media chance di infliggere veleno a tutti i nemici. Cazzo, questo potenzia alterazioni e ci dà... bello duro qua, Beh, anche aria stagnante non sarebbe male da insegnarglielo, Se riusciamo a fare Lamia e da Lamia otteniamo lui, potrebbe essere una bella fusione interessante. Ok, così riesco a ricreare Lamia da lui, che ha già potenzia veleno. Perfetto, e anche aria stagnante. Riprendiamo indietro Seiryu, lo fondiamo di nuovo con Lamia e riotteniamo Ouroboros. Io sono bravo quando devo fare sti calcoli per arrivare alle varie fusioni giuste. Ed infine Ouroboros e Daikini Ghirimekala. Io sono Ghirimekala. Se desideri il mio malocchio, dimostrami come sai brandire il mio potere. Che poi danno divino medio, comunque guarda che mica male, con chance di veleno. Per 5 punti in più è anche meglio di Megiddo a un certo punto. Che poi io ho fatto tutto questo, ma lui è più un attaccante fisico che magico. Però se questa abilità si può passare a qualcun altro, comunque mica male sarebbe, sai? Mana Arcana e otteniamo lo Ierofante. Lo faccio solamente perché avevo già quella persona messa lì in prima posizione. Proprio per ottenere la mossa giusta al momento giusto. Ondata di caldo, danno pesante a tutti i nemici, buono. La vera domanda è, questa mossa la potremmo passare o sarà esclusiva sua? Lo scopriremo. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Ah, pensavo Koromaru. Dai, Cord, vai. Ok, niente di eccezionale, bravo. Dunque, vediamo com'è la mossa. Soffio pestilenziale. Carina, bella mossa. Mano arcana? Mano arcana. E otteniamo l'imperatrice, ok. Ecco, ma io se tipo non voglio prendere una carta adesso, se non ne voglio prendere una di più, posso? Sembrerebbe di no, devo per forza prenderne due oppure proprio lasciar perdere. Che poi ho pensato una combo interessante con questa persona. Noi abbiamo la possibilità di avvelenare, potenziato anche dal potenziaveleno. Mitsuru aumenta i critici se qualcuno è alterato e Junpei ha già il potenzia critico. Il che vuol dire che abbiamo una combinazione incredibile. Ok, finalmente. Il folle, ci manca solo la papessa ora. Ok, altra porta della monade. Ma non mi ricordo se mi avevano detto che devo entrarci subito o se ritornando appariva di nuovo. Vabbè, tanto il nemico è quello che è. Andiamo, uccidiamolo e facciamola finita subito. Così quasi quasi vediamo anche già la teurgia di Koromaru. Tanto è il primo che attacca, voglio dire. Abbiamo seguace dell'Ade, grave a un nemico, oscuro, oppure danno del prossimo attacco fisico più che raddoppiato per tutti gli alleati. In pratica, oh, bello. È carica per tutti questa, non male. Beh, non penso che lei abbia particolari difese, quindi giusto per vederla. Proviamo. Bella. Bellissima l'animazione. Da vigore a tutti. Quindi proviamo anche noi. Colpo fulmineo. Beh, cavolo. Proviamo fiumana di colpi. Vediamo quanto facciamo. Beh, bravo Junpei. Mano arcana. Che culo. No. No, non va bene. Niente, mi arrendo. Prendo la temperanza perché la papessa non sta uscendo. Perfetto, impeto arcano e ci prendiamo altre due carte. Questo è guadagno. In pratica questo giro abbiamo preso 4 carte. È un vero peccato perché l'assalto potenziato è tanta roba. Soprattutto con nemici che magari sono più potenti. E bravo Junpei che sale di livello. L'aria finisce qui, c'è un vicolo cieco. Dovreste riuscire a proseguire, però potete controllare. Ma certo. Ecco qui la strada che si apre. Molto memento questa zona, lo ripeto. Tutti sti cubi, la zona finale. Molto simile. Sembra che le scosse abbiano smesso, state tutti bene. Il percorso verso la scala si è aperto, ora puoi avanzare. Non sappiamo cosa ci attenda più avanti, quindi fate attenzione. Anche Koro-chan è gasato, puoi farcela Koro-chan. Andiamo allora. Che tra l'altro sto ancora usando questa squadra un po' appunto per livellarla.
un po' anche perché hanno già la teurgia attiva. Cavolo, questa zona è molto esposta, ci individueranno subito. Va bene, siamo... Ok, siamo a livello con i nemici. Mi stavo chiedendo se saremmo stati superiori o meno. Oh, le braccette! So per certo che resistano ai colpi fisici, ma resisteranno al buio? A quanto pare no. Molto bello Cerbero comunque come persona, molto carina. Cercherei di conservarlo il più possibile, Koro-chan, comunque. Cercherei di conservarlo perché essendo unica persona di tipo buio, la luce ce l'abbiamo, il buio è un po' una carenza. Guarigione rapida, non è la migliore delle carte, ma schifo non ci fa. Quanti soldi prendiamo? 3600. Va benissimo, tanto finché possiamo correre possiamo fare l'agguato a prescindere ai nemici. Ok, ok, iniziamo ad avere roba un po' più importantina. E quanti punti esperienza ci darà l'amico? Beh, cacchio, mica male. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Ma sì, dai. Vai cagnolino. Sai qual è il problema di avere Koro-maru in squadra? Ah, l'ha già aperto, bravissimo. Che per ogni singola cosa che Koro-maru deve dire parla Fuka, perché ovviamente lui non può parlare. Allora, che cosa hai trovato bello? Specchio magico? Beh, fascia gigapotente più 3 d'attacco. Che tra l'altro volevo provare qualche costume. 5 di forza, dio mio. Beh, a lui gli ho dato la mega fortuna, però effettivamente un 5 in più d'attacco schifo non gli fa. Comunque ho deciso che per me al momento è meglio l'anello, perché in realtà non ho capito se quei 15 punti esperienza in più li dà solamente a noi o li dà a tutti. Se fosse a tutti sarebbe anche meglio. Comunque, vediamo com'è col vestito di infiltrazione. Ok, niente, è lo stesso vestito ma mi sembra senza il pacchetto dietro. L'uniforme della Yasogami. Oh, vabbè dai, non provo neanche quella della Shujin che sarà identica a sto punto. Forse dovrei muovermi da qui prima che arrivi il Reaper. E Morgana, vediamo. Dio mio, è diventato un cane nero con la bandana. No, va bene, dai, per adesso, per questo giro teniamo questo. Ma che bello, vestito di nero, Koro-chan. Yamata Norici. Quindi adesso lo sbloccavamo. Yamata comunque era una di quelle persone che vorrei fare, perché se non sbaglio ha solo una debolezza ed è facilmente superabile, soprattutto più avanti quando troveremo blocca, respingi oppure risucchia. Ci sono nemici anche su questo piano, però si comportano in modo strano, sembrano nervosi, inquieti. Nervosi e inquieti? Beh, di sicuro non scappano. Oh, attenzione. Quel nemico si comporta in modo strano. Non escludere l'idea di tornare indietro. Sembra molto arrabbiato. E la madonna. Quell'ombra sembra particolarmente aggressiva, vero? Alcuni nemici che si aggirano nel tartaro potrebbero essere colpiti da alterazioni di stato. Si muoveranno in modo diverso in base all'alterazione che avrà effetto appena inizierà lo scontro. Alterazione furia provoca la perdita della ragione. I nemici attaccheranno anche da lontano. Dopo averti individuato ti caricheranno, ma faranno fatica a reindirizzare la forza della traiettoria. Perciò mantieni la calma, fai un passo di lato e attendi il momento. Ah beh certo. Non so perché ma sembra agitata. È veloce ma non molto coordinata. Mantieni la calma e schiva. E se vado io più veloce di lui? Vieni qua, stronzo! Ha! Ti piacerebbe. E quindi sono ancora infuriati? No, solo uno è infuriato. Benissimo, mano arcana. Che tra l'altro le alterazioni di stato erano anche presenti in Persona 5 all'interno dei Memento. Ed erano una gran cosa nella prima parte, diciamo, nella prima versione di Persona 5. Perché con il raffreddore tu potevi avere la possibilità di instakillare qualsiasi nemico, e se andavi nel periodo appunto del raffreddore a cercarti il Reaper, basta. Bustino dell'armata. Recupero più uno. Ok, ripristina SP. Beh, cavolo. Su Yukari, sì, forse è la scelta migliore perché così possiamo usare più volte le cure. Non è forse la scelta maggiore, però, cavolo, quel 5 in più di magia schifo non faceva. Che io poi continuo adesso ad aprire tutte quante le ceste che vedo, sempre nella speranza di ottenere la torre dell'orologio. Oh, qualche altro status sti dadi non glieli volevamo dare? Fascia giga rapida, la madonna. Quante fasce giga che troviamo oggi. 5 di agilità non è male, però se trovassimo la giga magia adesso come adesso non sarebbe male, sai. Magari troviamo anche la giga Chad e la diamo a Junpei. Perfetto, siamo saliti di livello. Fascia giga guardia. E la madonna, ma sto piano pieno di giga soddisfazioni, eh. Ok, zona grossa con già un forziere viola. Comunque Koro-maru vestito di nero sta benissimo. I colori normali sono belli, ma anche di nero, wow. Forziere numero 1, specchio magico. E forziere numero 2.
Onice. Ok, mano dorata che già a questi piani vuol dire un sacco di punti. La Money Hill, perfetto, abbiamo trovato la ombra dorata. Fermo lì. Presa. Vai Junpei, colpisci. Oh, bravo Junpei. E speriamo di ammazzarla. Bravissimo ragazzo. Mano arcana e otteniamo... Non è granché, ma sicuramente i punti esperienza non ci fanno schifo. 10.000 punti esperienza, ma pensa un po'. Chissà se nel prossimo Persona 6 ci saranno le ombre dorate. Io la cosa che vorrei davvero che ci sia nel prossimo Persona sono di nuovo il sistema delle carte. Perché è stata veramente una gran bella cosa, guardalo qui. Quindi abbiamo un prete fatto di mani e tante manine. Ma è... Avverto la presenza ai piani più alti. È un piano che non abbiamo ancora visitato. Ma va. Ok, a livello 41 possiamo arrivare fino a Jose, che è debole solamente alla luce. Beh, non è male. Potenzia bersaglio multiplo. Ecco, danno pesante a tutti i nemici. Sicuramente ci arriviamo al 42. E possiamo fare anche Ganga, però non mi sembra granché di Persona. Però possiamo fare anche Griffiths con i capelli neri. E tra l'altro mi sono appena dato la conferma. Soffio pestilenziale si può passare, che non è una cattiva abilità comunque. Io sono José. In questo mondo dove ragione e follia si intersecano, lascia che io sia la tua guida. Certo, bel gattone. Ed è arrivato addirittura al 45. Attacco tempesta. Cioè, scusami, mi dai attacco mortale e poi mi dai attacco tempesta? Comunque, abbiamo già potenzia bersaglio, discepolo sagace, potenzia chance di critico. Se togliamo questa abilità qui, posso mettergli potenzia taglio. Oh, cos'è che vuole? Oh... La vogliamo rischiare? La vogliamo rischiare nella speranza che diventi Victory Cry? Ci vogliamo credere? Ci vogliamo sperare? Ci provo. Ah, che sfiga. Ecco, lui dobbiamo arrivare a farlo. L'unica debolezza è la luce. Ci arriviamo a sistemarla. E possiamo fare anche Anubi. Anubi non sarebbe male, sai? Se lo potessimo fare con Oni lo cambierei volentieri. Altra volta Eligor. E Eligor più Incubo fanno Anubis. Se vi chiedete del perché di questo giro, era per portare potenza oscurità e potenza luce di là. Io sono Anubis. Un'anima splendente pura come te può invocare il mio aiuto quando desidera. Anubis, cavolo, non avendo debolezze potrebbe diventare anche lui interessante. Ok, per questa fight voglio provare a fare una cosa. È una stupidata, ma voglio provarci. Magari mi metto anche in pericolo. Eccole qua, Mister Manine. Bella sta musica. Allora, rivoluzioniamo tutti. Che purtroppo rivoluzione è un'arma veramente a doppio taglio. Purtroppo. Vabbè, proviamo a colpirli. Vediamo cosa succede. Ma dai, in realtà non hanno tanto... tanto di resistenza, Proviamo ad aria stagnare. Lo so. Sto andando veramente sul pericoloso qua. Ok, tutti quanti colpiti. Ok, si sta difendendo fin troppo l'amico, Proviamo a buttarli giù un po' tutti, vediamo. No, niente critico. Bravo Junpei, l'unica cosa che devi fare. Che stronzo! Ha usato la mia stessa abilità! Bastardo, ha usato la mia stessa tattica! Va bene, allora ti colpisco io col buio ora. Stronzo. Lo so, Koromaru. Poverino. E non posso fare cambio. Oh, cavolo. Vabbè, beccati di nuovo il Mogu. Beccati di nuovo un colpo oscuro, allora. Stronzo. Lo so, Koromaru, poverino. Beccati la debilitazione. Ti piacerebbe avere tutti quei bonus, lo so, ragazzi, scusatemi. Siete tutti avvelenati. Che ha fatto? Oh, che stronzo. Vabbè, attacco divino su tutti quanti. Vediamo se li avveleno. Ok, non ha funzionato. Peccato. Ci siamo solamente complicati la vita per nulla. Vabbè, altro? Non lo vogliamo fare oggi? Junpei, per favore, colpisci critico. Ah, dai, una roba devi fare. C'è anche rivoluzione attiva. Ma porca miseria. Proviamo a vedere se Fuka ci può curare tutti quanti, dai. Volevo provare ad avvelenare almeno le manine, niente più, niente meno. Non puntavo a essere colpito dalla mia stessa tattica, io onestamente. Va bene, non importa. Bravo Koromaru.
Sì, che sto poveraccio a continuare a fare così. Si stava facendo ammazzare. Dai, curaci tutti, per favore. Bravo, ragazzo. Continuiamo con gli attacchi divini. È solo perché non ho voglia di curarmi, onestamente. Ma se lo facessi, almeno potrei usare la teurgia. Ecco qua. Bravo, Junpei. Tanto adesso, appena che ci siamo curati, puff, nebbia velenosa. Lo sapevo, bastardo. Porca miseria. Ok, basta cazzate. Castigo divino. Finalmente vediamo. Bello, già come è iniziato è fighissimo. Molto bello, molto molto bello. Molto bellina, molto bella questa. Peccato aver allungato questa battaglia per nulla, però cavolo, mi è piaciuta davvero un sacco come mossa. Non usiamo quella di Koromaru perché tanto ormai siamo arrivati a fine battaglia, però davvero sarebbe spreco così. Bravi ragazzi. Purtroppo l'abbiamo allungata per nulla sta battaglia. Lo so benissimo. Oh, e finalmente Junpei impara nuovi attacchi. Danno leggero a tutti i nemici. Oh, ma qualcosa di nuovo, Junpei, per favore? E vai, sono un grande. Beh, nemmeno tu sei stato male. Continua così. Lo stesso vale per te. Ehi, io sono sempre a disposizione, quindi non fare tutto da solo. Senti chi parla. Ok, andiamo. Ci sarà qualche nuovo oggetto per noi? Allora, triplo forziere, vediamo. Pugnale del carnaio. Carino. Vediamo com'è. A me sembra uguale identico a prima, sembra davvero la lama che usava Joker. Auto Tarakukaja. Temporaneamente l'attacco, beh cavolo. Mentre qui che cosa troveremo? Una giacca ridicola. 154, annulla paura, porca miseria. Beh, effettivamente Junpei è quello con la difesa più bassa, però 40 HP, cavolo, sono buoni. Proseguiamo. Finalmente siamo al centesimo piano, è un numero assurdo, eppure la fine è ancora lontana. Beh, non c'è fretta, continuiamo ad avanzare. Ok, però non ha percepito la persona scomparsa. Forziere da 2, speriamo che si apra la torre dell'orologio. Anche se a questo punto in realtà Koromaru e lui non sono più indietro. Ma guarda chi è apparso nella mano arcana. Porta dell'orologio si aprirà? Vediamo. No, peccato. Ok, abbiamo trovato la persona scomparsa. Il che vuol dire che possiamo tornare indietro gratuitamente. Talismano spirituale. 30 SP. Cavolo, non male. Beh, ho dato il fatato ai Yukari, che erano 20 SP. Mentre questo qui lo darei proprio a Ken, che oltre a curarci fa un sacco di attacchi magici mica male. E saliamo di livello. Un altro talismano spirituale. E abbiamo trovato le scale. Perfetto, ora andiamo a salvare la persona scomparsa, così quando torniamo possiamo già salire su al piano successivo. Ok signora, siamo venuti a salvarla. Torniamo indietro con lei e chiediamo a Elisabetta se c'è qualcun altro. Tra il 106 e il 111. D'accordo capo. Dunque, adesso quelli rimasti indietro sono 1, 2, 3. Beh, oddio, anche Yukari. Anche se vorrei portarmi a Aegis. Di nuovo, i nemici si comportano in modo strano. Fate attenzione. Sì, sembra essere o confuso o infuocato. Sì, è confuso. Ah, sembra che abbia difficoltà a camminare. Sembra quasi ubriaca. Si muovono lentamente i loro attacchi, tendono a mancare il bersaglio. Beh, il fatto che sia confuso a quanto pare è stato un vantaggio per noi. Vediamo Ose come va. Beh, cavolo. Cavolo Ose, bravo. Porca miseria, pure un critico. Uno dietro l'altro. La sua prima apparizione già ha fatto danni, bravissimo. E Yukari sale di livello. Ok, persona dorata, non male, non male. Visto che siamo venuti con la squadra che ha bisogno di un po' di punti in più. Mano di Dio, oh la madonna. Forse è il caso di farle fuori subito queste, eh. Porca miseria. Mano di Dio, guarda che se ti prende fa un male. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? No, a sto giro no. Perché sennò ti perdi la mano dorata, bella. Oh, ma ogni volta che c'è una mano d'oro mi chiede se vuoi mandare qualcuno in avanscoperta. Potenzia taglio. Perfetto. Che tra l'altro dovrei già averlo. Sì, 4. E lo insegniamo, guarda un po', ad Ose. Guarda, quel mediarama mi sta sulle balle, ma può tornare utile. Quindi io toglierei lama dell'ira per ora. Vieni qui tu. Vieni qui che ti devo uccidere. Vediamo con Ose se andiamo di critico anche stavolta. Beh, a quanto pare sì.
Perfetto, grande Osè. Ah, niente punti esperienza, sarebbe stato perfetto ora. Però 7000 punti schifo non fanno. Ne avrei preferiti di più, però. Avrete notato i blocchi di minerali sparsi per terra? A quanto pare ce ne sono di vari tipi, alcuni dei quali sono piuttosto rari. Quelli rari emanano un bagliore bluastro, contengono i frammenti del crepuscolo, ma dai! Davvero? Al centesimo piano mi dici questa grande informazione che non sapevo, oh no! E io che li ho schivati tutti. Ok, prossimo boss. Ma è... avverto una presenza. Ovviamente, sempre dopo il boss, eh. Va benissimo, allora. Visto che Sanada è salito adesso di livello, ci portiamo Koromaru, così vediamo la sua altra teurgia. E visto che non lo facciamo mai, usiamo la sua aura, così ci aumentiamo già le difese. Non è granché, però è sempre meglio di nulla. Allora, a cosa siete deboli voi due? Non lo so, ma proviamo Segugio dell'Ade. Vediamo com'è l'animazione. Molto carina, già inizia benissimo. Wow, bella. Molto carina, molto carina. Aria stagnante. Che palle. Mamma mia. E allora la uso anche io, che dici? Così vi congelo. Usi l'aria stagnante e allora la uso a mio vantaggio. Ok, ok, almeno su una è funzionata. Oh no, sono tutti impauriti, tranne me. Meno male che Yukari... No, 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 Yukari, perché mi fai questo? Tutti troppo spaventati per fare qualcosa, eh? Ma porca miseria. Meno male che ci siamo noi, allora. Beccati questo. Ma porca miseria. Tieni, Osè. Finisci il lavoro. Bravo. Bel gattone lui. Infatti, proprio della serie ho fatto tutto io. Che me frega. Porca miseria, 28000 punti però. Ripristino moderato del gruppo. Anche lei sale di livello, bravissima. Potenzia ghiaccio. Oh, finalmente. Ai prossimi livelli qualcosa di utile lo iniziamo ad imparare, bravi. Anche Koromaru impara soffio pestilenziale, bravo cagnolone. Eccellente, una vittoria perfetta, tutto grazie ai tuoi ordini precisi, Star. Lo so, lo so. Ho appena cominciato. Ammiro la tua tenacia, ci porterà a crescere ulteriormente. Ovviamente aiuterò ogni volta che posso, in ogni caso non essere avventato. Bene, ora rimettiamoci al lavoro. Sì, capo dei capelli rossi, andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto. Ok, incenso della magia numero 2 e un forziere da 2 con un'arma. Vediamo. Calzamaglia isolata. Quindi isolata, niente elettricità. Persona scomparsa? No. Ok, vedo che sei spaventato. Colpo critico? Brava Yukari. Ma guarda un po', sai che quasi quasi... 1 e 2, perché così ci prendiamo un sacco di punti esperienza in più. E infatti Oni sale di livello. Oh, a sto giro mi sa che tutte le persone dell'Oni che trovo gli faccio aumentare i punti esperienza qui, eh. Oni, per quanto banale che sia come persona che abbiamo creato, guarda che in realtà 0 debolezze, tutti gli auto, ora come ora, credo sia la migliore persona che abbiamo fatto. Ok, altro forziere però. Onestamente io ci spero di trovare la torre dell'orologio, però... Ma porca miseria, bravissima Yukari! Quanti punti esperienza faremo? 5000. Beh, cacchio, mica male. Forziere, eccolo qui. Anima da masticare. 100 SP non è male, ma avrei preferito di meglio. Dalle ombre di questo piano rilevo un segnale leggermente diverso. Avranno qualche altro status strano? Eccola qua. Che cosa c'ha di strano? Credo sia impaurita. Esatto. E scapperà dalla nostra presenza. Questi nemici rimarranno paralizzati al terrore, ma se ti volterai ti attaccheranno in preda al panico. Ah beh certo, grazie. Ed ecco un'altra persona scomparsa. È duro immaginare un edificio di oltre 100 piani, vero? Ombra rara addirittura, Madonna mia, sto piano c'ha tutto. Presa. Colpita e affondata. Mano arcana, ovviamente. La Money Hill e... Eccola qua la persona scomparsa. Prima troviamo le scale. Ora sei salvo. Trovare ste persone è comodo perché ti riporta automaticamente indietro. Non percepisco nessun'altra persona. Quanto ci fai che in questi 5 giorni ne appare un'altra? Madonna mia, che sfiga sarebbe. Certo sarebbe comodo per fare punti esperienza, per carità, però...